Un incontro svoltosi presso l'aula consiliare della comunità montana Vallo di Diano presso la Certosa di Padula ha dato ufficialmente il via alla fase esecutiva della strategia delle aree interne del Vallo di Diano. Nei giorni scorsi la giunta della regione Campania, su proposta del governatore Vincenzo De Luca e dell'assessore al turismo Corrado Matera, aveva approvato in via definitiva il documento strategico di sviluppo dell'area interna del Vallo di Diano, che prevede la realizzazione di interventi nei settori del turismo, dell'istruzione, della salute, dei trasporti e dell'agricoltura. Il finanziamento è di 17.700.000 euro, dei quali 3,5 milioni circa sono statali e il resto invece è stato messo a disposizione dalla Regione Campania. Uno step fondamentale atteso da molto tempo, che è stato salutato con soddisfazione dal partenariato istituzionale locale riunito per l'occasione a Padula. Sono procedure complesse che richiedono tempo e, a dire la verità, ecco, negli ultimi tempi si era creato pure un poco di perplessità e di incertezza e quindi oggi a maggior ragione possiamo esprimere la soddisfazione che il progetto è stato approvato dal Ministero, è stato deliberato anche in giunta regionale qualche giorno fa e siamo nella fase esecutiva, come diceva, perché tra poco andremo a sottoscrivere la PQ al Ministero e quindi sarà quello il momento in cui realmente partirà la strategia. Il Vallo di Diano è la seconda area interna che riesce a raggiungere il traguardo, perché prima è stata l'Alterpinia, poi c'è il Cilento Centrale, dopo il Vallo di Diano e c'è anche il Taburno nella provincia di Benevento, che è un po' più arretrato. 20 milioni di euro che si aggiungono ad altre risorse che sono state stanziate e che si aggiungono a tante altre risorse che dovranno concorrere ad aiutare un'area che è fragile come tutte le aree interne che ci sono in Italia. Un'area interna e le aree interne che sono, non sono soltanto un fatto geografico, sono anche un fatto culturale a volte che dipende da noi. Non dobbiamo fare le stesse cose che abbiamo fatto per il passato, dobbiamo fare cose diverse e dobbiamo passare da quel modello ideale che abbiamo immaginato, ed è inutile studiare, fare analisi, bisogna passare alle azioni concrete. Ci sono le risorse, bisogna fare presto, i giovani vanno via, scappano perché non trovano la possibilità e l'opportunità di restare nel nostro territorio, e questo è un fatto rispetto al quale non possiamo poi più tornare indietro. E stasera credo nel Vallo di Diano sia un passo importante sul quale la Regione Campania ha fatto la sua parte fino in fondo.